Bentornati sul mio canale. Oggi risponderemo alla domanda se il 27 mm f2.8 di Fuji nel 2020 è ancora un obiettivo che ha un senso acquistare. Diamo l'introduzione e poi ritorniamo qui per rispondere a questa domanda. La risposta è sì. Ci vediamo al prossimo video. Grazie, alla prossima. Ok, era uno scherzo. Non sarà un video molto lungo, ma ho qualcosa da dire su questo obiettivo. L'obiettivo, se non sapete cos'è, è il 27 mm f2.8 XF della Fuji. È un obiettivo pancake, quindi molto compatto, con schema ottico semplificato. E, la ragione di esistere per un obiettivo di questo genere è sostanzialmente le proprie dimensioni e il proprio peso. È un obiettivo che è spesso 2 centimetri qualcosa, 2,3 credo, e pesa soltanto 78 grammi, pur essendo costruito in parte in metallo. E sostanzialmente è poco più grosso di un tappo per un obiettivo serio. Ovviamente nella famiglia di obiettivi Fuji è il più piccolo e il più leggero. E per questo motivo ha avuto tanta attenzione, soprattutto quando è uscito. È stato presentato nel 2013, quindi parliamo di circa 7 anni fa. Quando lo paragoniamo ad altri obiettivi considerati piccoli nel sistema Fuji, come il 23 mm f2 o il 35 mm f2, si vede che le dimensioni sono sostanzialmente, soprattutto dal punto di vista dello spessore, è la metà. Poco più della metà, con un unico rivale da questo punto di vista, cioè il 18 mm f2, che è leggermente più grande, ma ha la ghiera dei diaframmi che il 27 mm non ha, ed è uno stop più luminoso, essendo F2 piuttosto che F2.8. Perché io ho questo obiettivo? Io ho questo obiettivo perché nel 2015 ero curioso, l'ho trovato ad un prezzo vergognosamente basso, perché l'ho pagato 150 euro. Fuji Italia ufficiale in negozio, per cui diciamo era talmente conveniente che non avrebbe avuto senso non prenderlo, visto che ero curioso. Ma quando l'ho preso, l'ho cominciato a usare, mi è piaciuto tanto, l'ho usato tanto soprattutto sulla X Pro 1 che avevo all'epoca, e poi dopo su XT20. Poi cosa è successo? È successo che io ho cominciato a dedicarmi ai paesaggi più che alla street photography. Nel frattempo mia moglie ha cominciato a usarlo e io ho perso tracce di questo obiettivo, perché era attaccato alla sua macchina praticamente sempre, fino a quando le ho regalato il 18 mm f2, che ha liberato il 27 mm. Dopo un po', diciamo lo scorso febbraio, poco prima che esplodesse il problema del coronavirus in Lombardia, siamo stati a Milano e ho deciso di provarlo per un paio di giorni. Ho portato soltanto quello per provarlo per la strada di Milano, e mi sono ricordato il perché questa lente, questo obiettivo mi piaceva tanto. Ed è una questione che non è razionale, perché se si guarda le caratteristiche dell'obiettivo, non è il più nitido, non è il più luminoso, non è l'autofocus è molto lento, l'autofocus non è fra i migliori di Fuji. Parliamo della prima generazione di autofocus, quelle che facevano rumore ed erano piuttosto lenti. È inutilizzabile per video a causa dell'autofocus, a causa, diciamo, del suo essere progettato, diciamo, con altri, quando Fuji non aveva minimamente in testa di fare video. Che altro? Quindi, dal punto di vista puramente tecnico, freddamente tecnico, non c'è un motivo per cui preferirlo ad altri obiettivi. La realtà però è che questo obiettivo, quando lo usi, la sua portabilità e il suo carattere, ha un carattere che è difficile da spiegare. Sono obiettivi che mi piacciono. Ogni volta che lo uso, vedo le immagini, mi piacciono, al di là di spiegazioni tecniche. Quando hai un obiettivo di questo genere, è difficile poi non farci caso. E quindi la sua portabilità e il suo carattere mi hanno portato a ricordarmi il perché mi piaceva questo obiettivo, e perché in realtà, pur non avendolo usato per tanto tempo, non ho mai pensato di venderlo. E quindi sì, l'obiettivo è sicuramente una valida alternativa anche nel 2020. Diciamo, sembra già piccolo su una macchina come la XT30, su una macchina come la XT3 praticamente scompare.
Lo considererei perfetto da accoppiare a macchine come appunto XT20, XT30, la serie XE che a quanto pare ci ha abbandonato per sempre, o la X Pro, la serie X Pro, perché quando si va in giro, si va a fare street, si va con tranquillità, si passa inosservati. Quasi inosservati. E permette di ottenere dei bei scatti, soprattutto con macchine che ormai arrivano tranquillamente ad alti ISO, per cui l'F28, che non è luminosissimo, non è più un gran problema. In più, di solito considererei la mancanza della ghiera dei diaframmi come un problema, perché sono abituato, come tutti gli utenti Fuji, la maggior parte degli utenti Fuji sono abituati ad avere la ghiera. Però in questo caso, per me che scatto per la maggior parte in priorità di diaframmi, e soprattutto con un obiettivo del genere che è F28, tendenzialmente scatto spessissimo a tutta apertura. Mi viene la mancanza della ghiera, comunque non la sento, e anche quando devo cambiare apertura. In realtà avere la rotellina anteriore che mi permette di farlo non mi crea chissà quale problema, mi permette di usarlo comodamente a una sola mano, senza dover staccare gli occhi dalla camera o dal mirino. Per cui sì, in realtà l'assenza della ghiera potrebbe essere un problema, ma per come lo uso non l'ho mai sentita come un problema. Ecco. In conclusione, che dire, dal punto di vista della qualità d'immagine, vi ho detto che non è il più nitido, ma non si vede che è una brutta ottica, è un'ottica nitida, una bella ottica, che già a tutta apertura dà dei buonissimi risultati sia al centro che ai bordi, con qualche leggerissimo calo di prestazioni nei bordi estremi e con una vignettatura visibile ma non esagerata. Il tutto scompare F5-6, dove l'obiettivo è molto uniforme ad alto livello. E una cosa che ho notato è che, nonostante sia un obiettivo pancake, quindi con uno schema ottico semplificato, il bokeh che io tiro fuori, quindi lo sfocato, la qualità dello sfocato che tiro fuori da questo obiettivo, pur non essendo tanta come quantità, mi piace, non so spiegare il perché, però mi piace, quindi mi incita ad usarlo con più facilità. Una cosa da ricordare è che è un obiettivo che mette a fuoco a 35 cm, ed essendo un 27 mm, sostanzialmente le capacità di ingrandimento sono tendenti allo zero. Quindi, che dire in conclusione? L'obiettivo è valido, anche nel 2020, tenendo in considerazione la lentezza dell'autofocus, che sì, migliora sui nuovi modelli, ma non è comunque al pari degli ultimi modelli. Migliora sui nuovi modelli di macchine, ma non è al pari dei nuovi modelli di obiettivi. Al netto di questo, è un obiettivo che io consiglierei senza nessun problema per chi deve fare street photography, soprattutto. Inutilizzabile per video, non ha un senso per prenderlo per far video, ma per street photography lo consiglierei a occhi chiusi senza nessun tipo di problema. Che altro dire? Niente, tutto qui. Vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, condividere questa recensione se vi è piaciuta con persone a cui che potrebbe essere interessate e niente. Grazie per essere stati con me in questo video, che spero sia stato abbastanza breve. Vi lascio alcune foto che ho scattato a Milano e alla prossima. Ciao!